tempo, il tempo incante. Quindi il titolo della relazione del professor Dottarelli è Sensorium hominis, la concezione del tempo nella filosofia di Immanuel Kant. A te, Luciano. Grazie a tutti, buongiorno. Shakespeare fa dire ad Amleto: il tempo è uscito fuori dai propri cardini. Gilles Deleuze utilizza questa immagine di Amleto, il tempo che esce fuori dai cardini, per dare un'idea di quello che fa Immanuel Kant. Il tempo era incardinato nella realtà, è qualcosa che appartiene al mondo esterno. Kant fa saltare il mondo, il tempo, fuori dai cardini. È un'immagine che forse non è adeguata. Il tempo è fuori dai cardini da sempre, e da sempre assistiamo al tentativo di rimetterlo nei cardini. Io, volsiniese di Bolsena, è quasi un azzardo per me ricordare a Velsna, l'antica capitale degli Etruschi, l'etruscologia ritiene di individuarla in Orvieto, la cerimonia che si svolgeva nel Tempio di Norzia. Norzia era la dea del destino, della scelta decisiva, della fortuna, e lì c'era una cerimonia ogni anno in cui si conficcava un chiodo in una trave per indicare l'inesorabile scorrere del tempo. Ecco, ogni volta il tentativo di mettere ordine nella vita, come del resto tutta la conoscenza, è questo. Si tratta di conservare la vita, di darle un senso, di darle una direzione. Whitehead diceva: vivere, vivere bene, vivere meglio. Ecco, l'ordine originario che cerchiamo di dare alla molteplicità delle nostre vite, delle molte vite che viviamo, è quello di numerarlo attraverso la nozione di tempo. Ci sono delle stagioni della vita in cui questo assillo è più forte, sono le età in cui è più forte la fame di senso, in cui si avverte quello stato di mancanza, di povertà da cui nasce il bisogno di mettersi a cercare. È quello che ci insegna il Simposio di Platone, è quello che noi siamo qui ad onorare, a ricordare, ricordando Kant come una tradizione spirituale forte alla quale noi apparteniamo, alla quale anche oggi con questa giornata intendiamo rendere onore. Nella vita c'è la vecchiaia, l'autunno del tempo, quando si sente che il tempo manca, viene meno, anche quella è una mancanza. C'è la primavera del tempo, la gioventù, quando invece vengono meno le certezze che si avevano fino a poco tempo prima. Momento in cui il tempo si apre, sboccia, in cui il fiore del tempo, quello che chiamavano il kairos, l'opportunità, la crema del tempo, dicevano, si fa sentire con più forza. Quella fase in cui, diceva Nietzsche, la vita è attraversata da arcobaleni metafisici, in cui si è lasciata la certezza delle precedenti sicurezze e ci si mette alla ricerca. Quello che ci insegnavano i greci, diceva Nietzsche, nel Timeo uno straniero dice a Socrate, dice: voi greci siete sempre giovani. Questo è il senso. Quindi la storia dell'idea di tempo non è altro che uno dei tentativi di mettere ordine anche nel modo come i pensatori hanno pensato al tempo. Sono tentativi di classificazione da sempre condannati allo scacco, rischiano di rivelarsi ogni volta luoghi comuni: tempo ciclico, tempo lineare, tempo soggettivo, tempo oggettivo, tempo relativo, tempo assoluto. Anche ieri, l'altro ieri, ne abbiamo sentito parlare. Il problema è che quello del tempo è un tema su cui il pensiero si rivela incapace di sostare, e quindi concezioni del tempo diverse in tutti i pensatori. Noi ieri abbiamo sentito parlare tante volte di Agostino, si parla sempre di Agostino delle Confessioni,
quando dice che il tempo è la distensio animi. Ma c'è un altro Agostino, c'è l'Agostino della Città di Dio, in cui addirittura il tempo è creato insieme con il mondo, quindi appartiene al mondo. Quindi non è soltanto qualcosa che riguarda l'uomo, riguarda le stelle, riguarda la natura, riguarda gli animali, è qualcosa che addirittura Agostino descrive con parole nella Città di Dio che possono ricordare la concezione assoluta del tempo di Newton o addirittura quella di Aristotele e di Leibniz, in cui il tempo è il rapporto tra le cose che sono nel mondo. Anche questo è anche il destino di Kant, questo di non saper sostare su una concezione del tempo. E il pensiero di Kant è particolarmente arduo da seguire. Hegel dice la sua è una terminologia barbarica. In realtà Kant fonda la terminologia nella quale ancora oggi noi discutiamo, trascendentale, a priori. La tradizione filosofica è fortemente innovata dal contributo che dà Kant. E allora si deve capire, per cogliere il movimento del pensiero di Kant, da dove prende avvio e qual è la sua direzione. Per me la riflessione di Kant prende avvio dal mistero della comprensibilità del mondo. Il fatto che il mondo sia comprensibile è un mistero, è un vero miracolo. E quando noi pensiamo a quella frase che su tutti i manuali ritroviamo, no? Delle due cose che riempiono l'animo di meraviglia sempre nuova e crescente, il cielo stellato sopra di me, la legge dentro di me, non è soltanto una chiusa bellissima di uno dei capolavori di Kant, esprime il senso, l'inizio, l'avvio della riflessione di Kant. Il cielo stellato è lo spettacolo della natura, il mondo che sta fuori di me. Il sapere che ce lo fa comprendere è soprattutto la scienza della natura, quella scienza che con Galileo si è messa sulla via sicura di una scienza. In che modo? Attraverso l'applicazione della matematica al sapere. E ha costruito quel grandioso edificio che è la scienza newtoniana. Ecco, la matematica applicata alla comprensione della natura è il cuore di questo tentativo di comprensione del mondo, pensa Kant. È il modello del sapere, posta da Talete sulla via sicura di una scienza per prima. Ma quale ordine invece è possibile dare al mondo che è dentro di me? Come posso organizzare il caos dell'esistenza, ancora avrebbe detto Nietzsche? Qual è la mia destinazione? Per Kant a queste risposte, a queste domande, può rispondere soltanto la metafisica, la scienza più alta, lui dice, quella che sopravviverebbe anche quando tutto fosse devastato da una barbarie assoluta. È l'idea di che Kant non è assolutamente il demolitore della metafisica, questo ormai lo sappiamo. La metafisica che si costruisce alla luce della ragione, e questa è l'idea dell'illuminismo di Kant, un lume prezioso. Kant non è un sostenitore dell'illuminatismo, l'idea che qualcuno possa essere illuminato, solo lui, dalla conoscenza e dal sapere. È piuttosto l'idea di una ragione che si confronta con gli altri. Tutto il lavoro di Kant ha una cifra che è la critica di questa esaltazione fanatica, l'idea che soltanto io posso raggiungere la conoscenza, la comprensione del mondo. La metafisica di Kant però che cos'è? Kant si è formato alla tradizione razionalistica di Wolf, di Leibniz. C'è una metafisica generale che ci dà le strutture fondamentali del mondo e poi c'è una metafisica speciale che ci insegna, vedremo per Kant, il senso della destinazione dell'uomo. Ora tutto questo edificio della conoscenza gli appare messo in dubbio dalla critica scettica di Hume, no? Kant confessa che Hume lo avrebbe svegliato dal sonno dogmatico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa, la critica dell'induzione, il fatto che io acquisisco la conoscenza vedendo che cosa accade nel mondo, il pane che ho mangiato ieri mi ha nutrito e quindi penso come pensa l'uomo comune che mi nutrirà anche in futuro.
Ma se l'induzione è infondata, che senso ha affidarsi alla conoscenza sulla base dell'esperienza? È soltanto una fede animale. Noi andiamo a pensiamo che il mondo si comporterà così come si è comportato finora. Però non possiamo giustificarlo, ci affidiamo ad una fede animale. Ecco, qui Kant è impegnato a salvare il principio della comprensibilità del mondo e della sua possibilità di condividerlo con gli altri uomini. È in questo senso che Kant avverte che sta arrivando un Newton della metafisica, e lui si sente il Newton della metafisica, quello che metterà la metafisica sulla via sicura di una scienza. La grande luce c'è nel 1769. Io mi concentrerò soprattutto su quest'opera di Kant perché contiene tutto, l'opera che l'anno dopo viene pubblicata da Kant, la dissertazione del 70, quella sulla forma e i principi del mondo sensibile e del mondo intelligibile. Come opera Kant? Qual è il suo metodo? Il suo metodo è quello della parallasse. Che cos'è la parallasse? È il metodo per cui noi cerchiamo di vedere qualcosa spostando il punto di vista. La parallasse ci può dare anche ci può disorientare, ma Kant dice, mettendosi dal punto di vista di un altro, di un'altra ragione, da un altro luogo, è la dislocazione prospettica, quando noi guardiamo il mondo da un punto di vista diverso. È il meccanismo che genera l'utopia anche, ma è il meccanismo, dice Kant, che è l'unico che ci fa conoscere il mondo in una visione circolare nel rapporto con gli altri. È quello che si chiama comunemente la rivoluzione copernicana di Kant, un'espressione che rischia di essere fuorviante se noi la guardiamo nel suo contenuto. Come si dice? Copernico ha tolto l'uomo dal centro dell'universo, ha dato un colpo al narcisismo dell'uomo, dice Freud, ma Kant no, Kant lo mette al centro. Ma il problema non è del contenuto, se l'uomo sta al centro, il problema è la dislocazione prospettica, è il metodo con cui si può guardare il mondo da un altro punto di vista. Allora, spazio e tempo non sono più qualcosa che appartiene alla realtà esterna, ma diventano le forme della mia sensibilità. Sono io che nel guardare, nell'apprendere il mondo, lo strutturo secondo le forme di spazio e tempo. Non sto a ricostruire il precedente percorso di Kant, molto incerto, vagante, tra una concezione che era quella di accettare la visione aristotelica, per cui il tempo è dato, è la misura del movimento, o la visione newtoniana, per cui c'è il tempo e lo spazio anche se non c'è niente che si muove nel tempo e nello spazio. Questa era l'idea di Newton. Newton pensa che lo spazio e il tempo sono il sensorio di Dio, il sensorium Dei. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lo spazio e il tempo fluiscono in maniera assoluta, omogenea, uguale dappertutto, che noi siamo qui, che siamo in qualche altra parte dell'universo, perché sono il sensorio di Dio, il modo come Dio governa, e qui è la gravitazione universale quello che Newton sta spiegando. Quindi un tempo assoluto, un tempo che scorre dappertutto sempre allo stesso modo, e uno spazio che è uno spazio che esiste anche se non ci sono oggetti che si muovono nello spazio. Per Kant non è così. La sua rivoluzione copernicana è l'idea che lo spazio e il tempo invece possano essere, potremmo dire, un sensorium hominis, qualcosa che appartiene al sensorio degli uomini. Fatto sta che così si salva la matesis, cioè la matematizzazione del mondo. Perché è possibile l'aritmetica e la geometria e la meccanica pura? E niente ci smentirà nel mondo, perché il mondo che noi apprendiamo è quello delle nostre forme a priori. L'esperienza non potrà mai contraddirli in questo modo. Se invece lo spazio e il tempo fossero ricavati dall'esperienza, non avrebbero quella universalità, quell'assolutezza che sono necessarie, non ci consentirebbero di comprendere davvero il mondo. C'è nella dissertazione un passaggio interessante che è stato visto come un'anticipazione da parte di Kant delle geometrie non euclidee. Assolutamente non è questo. Quando Kant dice che
potremmo allora vedere un universo che non rispetta la geometria euclidea. Lo fa non per dire che questo è davvero possibile, per dire l'assurdità di un mondo del genere. Kant è interamente dentro la scienza del suo tempo, non intravede la possibilità che il tempo, lo spazio possano essere pensati diversamente da come sono pensati. In questa situazione al tempo Kant riserva un ruolo preminente. Il tempo abbraccia tutti i rapporti e quindi anche i rapporti spaziali. Non solo, nella dissertazione il tempo è anche condizione del principio dei principi, del principio di non contraddizione, perché lo spiega, rende possibile come A possa anche essere non A, ma successivamente nel tempo. E spiega la relazione di causa ed effetto, che è quella che interessa a Kant, e spiega la possibilità di misurare anche lo spazio. Tuttavia, già nella dissertazione, Kant non accetta che sia la scienza a determinare la destinazione autentica dell'uomo. Ancora nella dissertazione, sì, spazio e tempo sono forme a priori, appartengono alla sensibilità, ma le categorie intellettuali, i principi dell'intelletto non sono a priori. Che significato ha questo, che poi cambierà nella critica della ragion pura? Ha il significato di impedire che Dio possa essere pensato come un pezzo del mondo, perché se anche le categorie, se anche il mondo intellettuale appartenesse alla forme a priori, a quelle che sono appunto la struttura dell'uomo, allora il Dio che concepiremo sarebbe un pezzo del mondo. Quindi non si possono scambiare i concetti e le forme della sensibilità, altrimenti avremmo un assoluto terrestre, un fenomeno intellettualizzato, dice Kant. Però non è tutto qui. Nella dissertazione Kant azzarda anche un'ipotesi che dice un'ipotesi mistica. È l'idea che lo spazio sia l'onnipresenza fenomeno, cioè il fenomeno di onnipresenza, e che il tempo sia l'eternitas fenomeno, cioè il fenomeno dell'eternità, e che quindi ci sia qualcosa di unico, infinito, immutabile che sostenta il tempo. Ma questa che ritiene una indagine mistica la tralascia, la presenta soltanto come una via. Che cos'è questa idea? Che ci sia qualcosa di infinito, di immobile, che sostenta il tempo? È l'idea, anche questa presente nella tradizione greca, in Platone, l'idea che Cronos, il tempo del prima e del poi, non è che una immagine mobile dell'eternità. È quasi un dono il tempo che ci viene fatto. Dice Borges, se noi potessimo avere tutta intera la rivelazione dell'eternità saremmo annichiliti, e allora il Dio ce la fornisce un po' per volta attraverso il tempo. La concezione del tempo in Kant continua, i luoghi fondamentali nella critica della ragion pura sono l'estetica trascendentale, l'analitica trascendentale, la parte della deduzione trascendentale e dello schematismo. Poi anche le categorie dell'intelletto diventeranno ideali. Perché? E perché si pone il tema della immaginazione produttiva, quella ragione, quella radice nascosta delle due fonti? Anche lì il punto è quello di ricavare il più possibile a priori la conoscenza del mondo per garantirne la comprensibilità. Anche lì il punto è quello dei principi fondamentali della nostra conoscenza, e le categorie servono a questo, sono determinazioni a priori del tempo. Dunque, alla fine di questo lavorio, Kant è convinto di aver fondato la metafisica come scienza. Finalmente ha trovato il Newton della metafisica, questa disciplina di cui lui si sente innamorato. E che cos'è?
è la scienza dei principi fondamentali che possono essere ricavati a priori, sono i fondamentali giudizi sintetici a priori che ancora molta manualistica scambia con i giudizi d'esperienza della fisica empirica. No, quelli sono i principi fondamentali, le leggi che la realtà deve possedere e che l'intelletto dell'uomo gli immette per renderla comprensibile. Quindi una scienza pura della natura è quella che Kant costruisce come metafisica bene fondata. C'è una identità non chiara, perché Kant si estenua fino alla fine nell'Opus Postumum, in quello che chiama un supplizio di Tantalo, ma la metafisica bene fondata è la scienza pura della natura. E come si giustifica? Attraverso la possibilità dell'esperienza. Non ci sarebbe possibilità di esperienza come qualcosa di solido, di strutturato, che garantisce la nostra conoscenza, se non ci fosse appunto una metafisica così costruita con principi che sono fondamentali. Qui tralascio questa parte perché si dovrebbe dire dell'imbarazzo di Kant in questa situazione, delle critiche che gli arrivano di petizio principi che sono continuamente riportate nella valutazione critica del lavoro di Kant. Voglio invece soffermarmi sul problema del tempo. Che cos'è allora il tempo? Il tempo che pensassimo come sensorium hominis di Kant in realtà sarebbe ancora troppo imparentato con il sensorium dei di Newton. Il tempo di Kant è comunque, anche se è una forma a priori della nostra sensibilità, è comunque ancora un tempo assoluto, un tempo unico, un tempo che scorre in maniera uniforme. Oggi questa la fisica contemporanea, dopo Einstein, dopo la meccanica quantistica, ci suggerisce che forse c'è una rivincita della visione dell'universo di Aristotele e Leibniz a grandi linee. L'idea che ci siano spazi-tempi fluttuanti, che sono sovrapposti gli uni agli altri, che si concretizzano a tratti a secondo delle situazioni locali, a secondo di oggetti particolari. E quindi sembrerebbe che questo tentativo di Kant di pensare il tempo in forma assoluta come un sensorium hominis che rassomiglia però così tanto al sensorio di Dio sia appunto da abbandonare. Ma resta l'idea che la comprensibilità del mondo è ancora un mistero. Tuttavia, la riflessione di Kant è capace di suggerirci anche suggestioni formidabili per pensare il mondo senza tempo, quel mondo di Parmenide che sembra emergere dalla fisica contemporanea, un mondo che si può spiegare, questo ci dice la fisica contemporanea, senza far ricorso nelle sue equazioni fondamentali alla variabile tempo. Il tempo sarebbe semplicemente l'approssimazione con cui noi, che siamo creature così fatte, approssimiamo i nostri rapporti con il mondo, il nostro essere nel mondo. E quindi la fisica di Newton può continuare a valere per noi, ma non vale a livello della profondità della fisica delle microparticelle o dell'astrofisica. Tuttavia Kant ci offre, dicevo, suggestioni anche per pensare questo mondo senza tempo. Attraverso l'esperimento più radicale della sua dislocazione prospettica, quella parallasse che vi suggerivo. Qual è questa dislocazione, questa parallasse più radicale? Pensare il tempo dal punto di vista dell'eternità. È quello che Kant fa in un libretto splendido, che è La fine di tutte le cose. Qui Kant azzarda quell'indagine mistica che aveva detto di mettere da parte nella dissertazione. Il tempo è l'eternitas phenomenon e è fenomeno di eternità della causa generale. È la manifestazione per noi che siamo fatti così di quella che è invece una dimensione più profonda del tempo immobile, assoluto, eterno. È un approfondimento del risultato della ragion pratica,
Che cos'era la ragion pratica? Aveva trasfigurato la possibilità di pensare Dio, l'anima, la libertà come un pensare. Noi diciamo ragion pratica. Ragion pratica sì, ma sempre ragione. Kant distingue tra conoscere e pensare. Conoscere è quello che noi facciamo utilizzando le categorie schematizzate nel tempo, ma noi possiamo anche pensare. La ragion pratica è pur sempre un sapere, è pur sempre una teoresi. Si potrebbe dire che questo è il nocciolo mistico, paragonando Marx, è il nocciolo mistico dentro il guscio intellettuale della filosofia di Kant. Mistico nel senso della mistica speculativa, un pensare che non è soltanto congetturale e analogico, ma che è anche teoresi, ma oltre che teoresi è anche prassi, è anche vita. E noi sappiamo che Kant distingue tra una filosofia scolastica, che è l'organizzazione completa del sapere, è quello che la metafisica tradizionale ci consente, la filosofia naturalis, la filosofia naturalis, e il legame in Kant tra filosofia naturalis, la filosofia cosintesa, metafisica e fisica, è fortissima. Ma c'è ancora un'altra dimensione, è quella della filosofia cosmica, che si può presentare come saggezza. È quello lo scopo finale, l'intera destinazione dell'uomo. L'ideale regolativo di questa idea della filosofia cosmica è per Kant rappresentato, almeno come possibilità di massimo avvicinamento, è stato Socrate. C'è da dire che Kant resiste alla totale temporalizzazione del pensiero. Il pensiero non è soltanto tutto sottoposto alla forma temporale. L'uomo di Kant non si risolve nella temporalità. Per questo la lettura di Heidegger, che pure rivela, distorce Kant. E qui il problema non è il realismo, non è se il tempo abbia poi bisogno anche di essere fondato in un rapporto forte con lo spazio. Voi sapete che, come Schopenhauer, anche Heidegger privilegia la prima edizione della Critica, quella in cui la temporalità è più forte. Ma nella seconda edizione Kant, che nei confronti di Fichte si rivolge dicendo dagli amici mi guardi Dio perché dai nemici mi guardo io, aggiunge una confutazione dell'idealismo, una confutazione dell'idealismo che recupera anche il ruolo dello spazio nell'apprensione che noi abbiamo del mondo. Ed è quello che accade anche nel saggio su che cosa significa orientarsi nel pensiero. Ma comunque il problema non è questo, non è quello del realismo per Heidegger, o perlomeno non è quello il problema che vogliamo adesso affrontare chiudendo. Heidegger dice che l'essere non è nel tempo, l'esserci non è nel tempo, l'uomo non è nel tempo, è il tempo stesso. Sarebbe questo il risultato che Kant ha offerto al pensiero. Per questo la domanda non può essere posta nei termini, si ricordava anche ieri, dice Heidegger, non dobbiamo domandarci che cos'è il tempo. Il tempo, dice Heidegger, è il come. E è Kant che glielo ha insegnato. E anzi c'è un riconoscimento. Quando Kant, la ragione pratica di Kant, l'etica di Kant, viene intesa come formale, dice Heidegger, si coglie qualcosa di fondamentale, perché è importante il come, la forma. E Heidegger dice invece i profeti di oggi organizzano l'esserci in modo da occultare il come. E qui ci possiamo anche essere. È ancora Kant. Perché l'utopia per Kant non è l'immaginazione di una repubblica perfetta che si trasforma poi in dispotismo, e questi sono passi che in Kant si trovano. L'utopia di Kant è invece il come, è il camminare eretti, è la dignità, è l'utopia del camminare eretti, è l'utopia della dignità, del rispetto dell'altro, dell'uomo come fine. Ma Heidegger continua, si chiede, la domanda deve essere chi è il tempo. Sono io il mio tempo? So consegnarmi completamente al mio tempo, all'accadere del mio tempo, all'evento che è il destino del mio tempo?
Per comprendere la risonanza di queste parole dobbiamo pensare agli anni in cui Heidegger scrive queste cose. Sono gli anni in cui l'evento si sta presentando nella forma del nazismo e Heidegger scrive e Heidegger agisce in quel tempo. E scrive anche in questo saggio su che cos'è, sul concetto di tempo, denuncia la paura del relativismo e la paura di esistere. La paura del relativismo è la paura di esistere. La ricerca della sovrastoricità, scrive in quel saggio, è l'inquietante spaesatezza che costituisce il tempo presente. Dobbiamo accettare di essere soltanto tempo, di essere il tempo, di appartenere all'evento del nostro tempo. Questo pensa Heidegger che Kant possa aver detto. Ma qui c'è la distorsione del pensiero di Kant. Il movimento del pensiero di Kant avviene attraverso quella che abbiamo definito la parallasse, lo spostamento, la dislocazione prospettica e quindi anche attraverso la rivendicazione del diritto di guardare l'evento, quello che accade, il tempo che siamo, di guardarlo anche dal di fuori e di lasciarsi la possibilità di giudicarlo, quello che Heidegger deride come l'atteggiamento sovrastorico di chi non accetta la soluzione dell'uomo completamente nella storia. Questa possibilità di guardare tutte le dimensioni del tempo, non soltanto il futuro in maniera estatica, fuori dal tempo. Per Heidegger l'estasi del tempo è soltanto il futuro. No, per Kant tutto il tempo può essere guardato in maniera estatica. Il tempo guardato in maniera estatica, fuori dal tempo, dal punto di vista dell'eternità, è il passato come esempio che troviamo nel passato. È la compresenza dei morti e dei viventi, avrebbe detto un grande di questa terra, dell'Umbria, Aldo Capitini. La possibilità di guardare il tempo dal punto di vista dell'estasi del tempo è l'adesso della possibile conversione alla vita buona. E conversione alla vita buona non è necessariamente la conversione religiosa, è la conversione alla vita buona. E guardare in maniera estatica il futuro è proprio quella utopia del camminare eretti che Kant in opere come La pace perpetua o in altre opere esprime. Quindi la radice e la possibilità del tempo di un altro tempo è nella decisione della libertà. La libertà per Kant è più originariamente certa anche dello stesso Dio e dell'immortalità dell'anima. È questo allora il vero senso dell'essere per la morte di Kant. Essere per la morte, insomma, è una categoria di Heidegger, ma l'essere per la morte di Kant è un'altra cosa. Kant morirà con lo stesso tenore della sua vita, del suo vivere. C'è un bellissimo saggio di Thomas de Quincey, noi lo conosciamo come l'autore delle Confessioni di un mangiatore di oppio, in cui de Quincey descrive il tenore sobrio, filosofico quasi, limpido, della vita di Kant, che si conclude dicendo «Es ist gut», va bene così. Non altro era quello che ci insegnava il maestro di saggezza di Kant, Socrate, quando diceva che filosofare è imparare a morire, ma non imparare a morire nel senso che deve piacerci la morte. No, è il senso di fuggire al più presto qui, dice Platone nel Teiteto, per giungere di là. Ma di là dove? È una fuga che è un rendersi simile alla divinità, per quanto è possibile. E somiglianza con Dio è soltanto quella che si ottiene sforzandosi di diventare giusti, santi e assennati. Conclude così nel Teiteto Socrate per dire che cos'è questa conversione alla filosofia, questa conversione che Kant ci ricorda come una possibilità di cogliere l'eterno nel tempo. Grazie. Grazie al professor Dottorelli di questa, che chiamerei lezione magistralis, senza
ulteriore specificazione. Mi è facile immaginare, diciamo meglio, uno spazio puro, cioè senza alcun oggetto, no? È facile. Uno spazio vuoto. Come mai invece, per quanto riguarda il tempo, ho questa quasi certezza della sua realtà? Questa certezza che sembra resistere ad ogni critica, no? Della realtà del tempo. Perché? Perché il tempo, abbiamo detto, è forma dell'intuizione del nostro stato interiore. Cioè, a differenza degli oggetti esterni che ci sono dati, di questo bicchiere che mi è dato, e la cui realtà non è suscettibile di alcuna dimostrazione, no? Questa realtà c'è, si dà. L'oggetto del senso interno, che cos'è l'oggetto del senso interno? È la realtà di me stesso. E come faccio a dubitare della realtà di me stesso? Come faccio a dubitare della realtà di me stesso? Di questo oggetto esterno non posso dare alcuna dimostrazione. C'è, si dà. Ma di me stesso, come posso dubitare della realtà di me stesso? Questo oggetto esterno è un fenomeno, lo vedo benissimo, ma io la realtà di me stesso? Non è immediatamente chiara la coscienza? Il mio me stesso, come può non essere reale, assolutamente reale? Io credo che qui sia una delle pagine più importanti di Kant e ripeto, più pregne di sviluppi futuri. Kant è drastico. Il sé, il me stesso, è apparenza come ogni altra. Come ogni altra. Non c'è nessuna ragione logica per cui io distingua l'apparire di me a me stesso e l'apparire a me di questo bicchiere. Il modo in cui la mia realtà si presenta al senso interno e lo modifica è lo stesso, non può essere in alcun modo distinto dal modo in cui si presenta a me ogni altra cosa. Come nessuna cosa viene conosciuta in se stessa, se non attraverso, cioè no, come nessuna cosa viene conosciuta in se stessa e viene conosciuta soltanto come apparenza, altrettanto vale per noi. Noi possiamo conoscere noi stessi soltanto conoscendo il modo in cui ci appariamo. Noi possiamo conoscere noi stessi solo come apparenze, intuite attraverso la forma del tempo, il senso interno. Cioè non possiamo conoscerci, come non possiamo conoscere l'essenza della cosa in sé. Così non possiamo conoscere l'insè di noi stessi. Il gnotis auton socratico. Sì, ma solo come apparenza, mai come cosa in sé. E qui la grande differenza con Agostino, se volessimo divertirci a tracciare impossibili analogie. Perché alla fine, nello sprofondare in noi stessi, noi troviamo una verità, dice Agostino. In interiore, noi troviamo una verità. No, dice Kant. Per quanto tu ti sprofondi in te stesso, non troverai che il livello più profondo della tua apparenza, ma l'apparenza non la supererai mai. Sarai sempre una apparenza, così come sempre sarà un fenomeno la cosa. E questa idea di finitezza drammatica in Kant, sapete, che lo martella fino alla vecchiaia, fino alle pagine dell'Opus Postum, eccetera. Questa dimensione sarà particolarmente feconda in certe riflessioni della filosofia contemporanea. Hanno fatto i più importanti i conti con Kant, tutte le filosofie della cosiddetta finitezza dell'esserci. Questa è una questione sulla quale appunto volevo insistere per invitarvi a riflettere.
Allora, coloro che asseriscono la realtà assoluta di spazio e tempo cadono, ulteriore motivo, inevitabilmente in una contraddizione. Vediamola perché è importante di nuovo per riprendere gli elementi propriamente epistemologici di Kant in polemica anche con una scienza di tipo newtoniano, principi di quella scienza. Qual è quella contraddizione in cui cade chi vuole affermare che tempo, spazio, ma soprattutto tempo sono realtà assolute? Se affermiamo che il tempo è una realtà sussistente in sé, c'è il tempo, che conterrebbe in sé tutto il reale, tutte le cose, visibili e invisibili, quelle che vediamo e quelle che non vediamo. E cadiamo in questo paradosso, no? Di ritenere che una non cosa, un Ding, dice Kant, una non cosa, sia però, abbia valore eterno e universale, un Ding eterno e universale. Cioè che un non essente, una non cosa, un niente, abbia valore eterno, universale e contenga in sé tutte le cose ed esista soltanto come contenitore di tutto. Questa, dice Kant, è la conseguenza illogica del modo in cui spazio e tempo sono pensati dai mathematischer Naturforscher, e cioè dai indagatori della natura di tipo matematico, cioè esattamente Newton. Il suo obiettivo è chiarissimo, no? È Newton, coloro che indagano la natura su base matematica. Viceversa, se noi non partiamo dall'idea formale trascendentale di tempo e spazio, la scienza che cosa si riduce? Si riduce a una scienza induttiva, si riduce a una scienza che trae le leggi semplicemente, empiricamente, induttiva, dalla esperienza sensibile. E considera i rapporti di spazio e di tempo semplicemente come una convenzionale metrica con cui misuro i rapporti tra le cose, ma non senza alcun fondamento critico o trascendentale. Cioè, se io non opero a partire da quell'estetica trascendentale che abbiamo visto, sono costretto a questo out-out, o ipotizzare del tutto illogicamente una non cosa che però le contiene tutte e che però ha validità universale necessaria, oppure ridurmi ad una scienza puramente empirica che non è scienza. Quindi, riassumendo e concludendo, vorrei cercare di indicarvi come tracce di ricerca e di studio per la comprensione di Kant e della sua importanza queste tre prospettive. La prima, sensibilità e concetto di sensibilità. Metafisica tradizionale, filosofia tradizionale. Sensibilità, un livello di non conoscenza, dominato dalla confusione. Sensibilità come confusione, no? Avverto le cose confusamente, non le conosco ancora in sé. No, niente di tutto ciò. La sensibilità presenta forme pure a priori come l'intelletto. Non si tratta di confusione, ma si tratta delle forme dell'apparire immediato a noi della cosa. E nessun intelletto potrà superare da questo punto di vista il limite dell'Anschauung sensibile. Nessun intelletto. Cioè l'apparenza resta apparenza, dice Kant, anche se noi potessimo penetrarla fino in fondo, saremmo sempre davanti all'apparenza. Per quanto ci conosciamo, conosceremo sempre il modo in cui noi appariamo noi stessi, cioè una apparenza. Due, noi appariamo alla nostra coscienza come ci appare appunto ogni altro ente, psicologia fondamentale di Kant, e possiamo conoscere ciò che siamo
al di là del nostro apparire, altrettanto poco di quanto possiamo conoscere in sé ogni altro essente. Così come non conosciamo la cosa in sé, così non conosco me stesso in me. Terzo elemento fondamentale, il tempo è la forma trascendentale essenziale della sensibilità, poiché ogni ente, alla fine, noi le percepiamo attraverso la forma del tempo. Ma il tempo non ha affatto una realtà assoluta. Ultima questione, allora. Se le forme dell'intuizione hanno a che fare solo con rappresentazioni di apparenze, significa che sono illusioni, si chiede Kant, che sono miraggi? Anche qui l'elemento di confronto polemica con la metafisica antica andrebbe colto, sviluppato, problematizzato. No, dice Kant, assolutamente no. L'apparire a noi della cosa, di nuovo, è reale, non è maya, non è illusione, non è sogno, è reale. Non c'entra niente l'apparenza con il sogno, con il miraggio, con l'illusione. Dire che la cosa è il suo apparire a me e che io non conosco la cosa in sé non significa dire che quello che mi appare è miraggio, sogno, illusione. È apparire, è reale apparire, reale apparenza, su cui realmente lavora la scienza. E funziona quella scienza sperimentale, eccetera, che abbiamo detto. La critica sbarra la strada ad ogni deriva orientaleggiante, cioè tutta radicata nel corpo più scientifico, appunto, della nostra civiltà e della nostra cultura. Ma certo, c'è questo problema, indicazione per lo sviluppo ulteriore delle vostre, dei vostri studi in filosofia oltre Kant, c'è questo grande problema. Conoscenza severamente, austeramente definita all'apparire, anche laddove si tratta della mia anima, tolto ogni privilegio, no? Sì, io le cose le conosco magari pressappoco, ma la mia anima, di cui sono certo, che è una realtà, quella la posso vedere in sé. No. Ci sono abissi di... Vi suona qualcosa questo? Quanto è kantiano anche Freud? Tutta la svolta scientifica, la crisi dei fondamenti tra 800 e 900 in tutti i campi, riattinge lì, problematizzando e sviluppando le parti più, direi, drammatiche della critica kantiana. Non solo su qui, ma se studierete l'etica, studierete la critica del giudizio, sono problemi che in termini diversi ritornano in tutti gli aspetti della filosofia critica che andrebbe sempre studiata tutta insieme. Ma qui sull'estetica trascendentale siamo al fondo, proprio all'inizio, perché è il tempo il tema, il tempo è il tema centrale di Kant, perché poi attraverso il tempo occorrerà ritornare al fenomeno, tutto il grande tema dello schematismo trascendentale, che è il tema più delicato dell'analitica, perché una volta giunto al concetto c'era il problema di ritradurre il concetto attraverso il tempo per poterlo applicare al fenomeno, e perché scienza propriamente detta vi sia. Quindi il tempo è davvero lo snodo fondamentale, fondamentale della critica. Ma vediamo le conseguenze di questo problema che ci si pone, cioè l'apparenza, che non è illusione reale, ma è apparenza, sia attraverso il senso esterno che attraverso il senso interno, e la cosa in sé, che non è l'apparire della cosa. La cosa in sé non è l'apparire della cosa. Ma Kant, cosa te ne fai di questa faccenda della cosa in sé? Del pensiero della cosa in sé? Che sta... non oltre, ma no, perché non è un trascendere, una trascendenza, eccetera, che non è il fenomeno. Cosa te ne fai di questo limite? Sarà il grande problema, il grande
il grande attacco a Kant da parte dell'idealismo, no? La liquidazione della cosa in sé. La cosa in sé, Kant, è la cosa e basta, in quanto da noi pensata e fatta. Basta. Cosa c'entra la cosa in sé? Non c'è nulla oltre la cosa pensata e fatta dal soggetto. E non c'è nessun dato, c'è solo il factum. Scienza. Tutti, dopo Kant, Wissenschaft, tutti, Wissenschaft. Cioè, la filosofia deve essere scienza, scienza rigorosa, deve farsi scienza, se no non conta niente. Al di là della cosa fatta, pensata, non v'è nulla, nulla, nulla Kant, nulla. Togli di mezzo questa cosa in sé. Anche il grande allievo di Kant, Schopenhauer, la pensa così, tutto sommato. Anche per lui la cosa in sé è un caput mortuum, non ha a che fare con la vitalità e la forza del pensiero e il sublime, la sublime onestà del pensiero kantiano, che riguarda appunto la finitezza dell'esserci. E qui invece si aprirebbe, secondo me, proprio il confronto di nuovo con Kant sul significato della cosa in sé, della cosa come sostanza che non può risolversi nei suoi rapporti con altre attraverso le categorie, l'analitica, né nelle forme per cui ce la rappresentiamo, spazio e tempo. La cosa, la sostanza, nulla di trascendente o misterico, mostra sé che la cosa sia sostanza e non sia risolvibile in categorie o nelle forme della rappresentazione sensibile, mostra sé, così io tenderei ad interpretare Kant, no? La cosa in sé è la cosa come si mostra nella sua immediatezza, in un'immediatezza che precede anche la stessa immediatezza dell'intuizione sensibile, mostra sé. Mi è capitato appunto di lavorare a lungo su questo tema, anche in ultimi lavori, no? Dove proprio il tentativo era di nuovo di fare i conti con questa questione kantiana. Perché per lui era così dirimente mantenere la differenza tra apparenza e cosa, diciamo semplicemente cosa? Ma per un'esigenza critica fondamentale, perché questa differenza esiste. La differenza tra la cosa così come io posso categorizzarla attraverso le forme e i principi, prima della sensibilità fondamentali e poi dell'intelletto, e la cosa nella sua singolarità esiste. La cosa è questa sostanza e nessuna metrica la può eliminare nella sua sostanzialità, risolvendola soltanto nella rete dei suoi rapporti, nella logica dei suoi rapporti. Questa è un'istanza critica fondamentale kantiana, un'istanza da recuperare, che viene recuperata di nuovo, ma qui non ho il tempo di svilupparlo. Qui bisognerebbe aprire una discussione, un confronto davvero con alcuni dei grandi scienziati contemporanei, che viene sviluppata dalla grande scienza. C'è la scienza ingenua che crede appunto che attraverso uno sprofondarsi nel mondo dell'apparenza si possa giungere alla sostanza. C'è, no? A volte la scienza dà questa impressione, no? Sprofondiamoci nelle apparenze, da apparenza a apparenza, apparenze sempre più microscopiche, se volete, fin tanto che servirà la sostanza, no? Non dà questa impressione a volte la scienza, certi ingenui modi di presentarla. Arrivare all'atomo in senso letterale, no? Ciò che non può essere ulteriormente divisibile, che è la sostanza, oppure all'inizio, l'inizio, il mito del Big Bang, no? L'inizio. Allora non è importante mantenere la posizione kantiana, dire una cosa in sé, bada che non c'entra l'inizio, bada, qualsiasi cosa, la più piccola, un granello di sabbia è assolutamente singolo e la sua singolarità non potrà mai essere eliminata attraverso appunto una per quanto profonda visione del suo apparire.
non è ancora un elemento fondamentale di criticità da esprimere nei confronti della stessa scienza contemporanea? Io penso di sì, ma questo lo dico così, tra parentesi, soltanto per invitarvi anche da questo punto di vista a ritornare costantemente a Kant, anche quando affronterete grandi problemi epistemologici, cosmologici, eccetera, della scienza contemporanea. Grazie. Sono Sofia e vengo dal Liceo Scientifico Galileo di Terni e le volevo fare una domanda a proposito del tempo in Kant, perché allora Kant si trovò, diciamo, davanti a un problema per quanto riguarda il concetto di tempo, perché da una parte c'era il tempo assoluto newtoniano e dall'altra invece quello dipendente dai corpi di Leibniz. E lui Leibniz. E lui, diciamo, trovò una sorta di compromesso facendo del tempo una struttura a priori della sensibilità e quindi soggettivamente universale alla fine. Però io mi chiedo se quindi il tempo è una struttura a priori della sensibilità e quindi intrinseca di un qualsiasi forma di esperienza, sia esterna che interna. Allora se io faccio una sorta di esperimento mentale pensando di percorrere un tratto di strada in un determinato tempo, il mio tempo mentale difatti non è detto che corrisponda al tempo effettivo che io impiego nel percorrere quel tratto di strada. Quindi in realtà questa contraddizione che c'era prima di Kant rimane anche con Kant stesso? Non lo so. Boh, ok. Grazie. Arrivederci. Grazie molto. Brava. Altri? Prego. Sono David del Liceo Scientifico Galileo di Terni e volevo fare una domanda che, diciamo, cerca di fare un collegamento tra, siccome siamo rimasti soprattutto nell'ambito della critica della ragion pura finora, una domanda che la collega con quella del giudizio: qual è il rapporto tra il tempo e il principio di finalità? Grazie. Avanti. Salve, sono Jacopo Somma del Liceo Artistico Classico in Ta e volevo fare un intervento riguardo, essendo il tempo una percezione umana e dunque essendo un'unità di misura per disegnare gli enti a livello di giovinezza e di vecchiaia, come potremmo noi vivere senza il tempo e soprattutto se il tempo non ci fosse, ci sarebbe la morte? Grazie. Avanti, poi basta, penso. Allora, buongiorno a tutti, sono Eleonora Mattioli dal Liceo Scientifico di Orvieto. Non ho capito il nome, scusa. Eleonora Mattioli. E la mia domanda non è relativa a Kant, ma a una riflessione in base agli interventi di questi giorni. Allora, con la teoria della relatività di Einstein, la simultaneità di due eventi non è più vera. E quindi non si capisce quello che dici, assolutamente. Devi essere molto più la simultaneità calma. Di due eventi non è più vera. La simultaneità di due eventi non è più vera. E quindi due eventi non è più vera. Quindi il tempo nei sistemi di riferimento inerziali si dilata secondo un coefficiente gamma. I filosofi moderni si distinguono in presentisti ed eternalisti. Per i primi il momento presente è quello ontologicamente privilegiato, mentre i difensori dell'eternalismo non trovano appunto nel presente un momento privilegiato, ma sostengono che bisogna fare attenzione alla teoria della relatività di Einstein e in particolare al primo postulato. Secondo lei è legittimo fare assunzioni metafisiche che sono in contrasto con la fisica? Vabbè, ci proviamo, vai. Altro intervento. Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Livia e vengo dal liceo scientifico. No, ripeti il nome. Livia Bove e vengo dal liceo scientifico Ettore Maiorana. Nel mondo di oggi, la tecnologia ci ha portato a fermare e rivivere momenti del passato. La tecnologia ci ha portato a fermare e rivivere momenti del passato tramite foto e video, che nel linguaggio dei social network si dicono storie. Nel mondo di oggi, la tecnologia ci ha portato a fermare e rivivere momenti del passato tramite foto e video, che nel linguaggio di oggi vengono dette storie. Ciò manifesta la necessità di voler fermare il tempo e rivivere momenti del passato, non cogliendo l'attimo presente. Come interpreta lei la necessità di voler fermare il tempo con il ruolo che la tecnologia ha nelle nostre vite? Allora, adesso ci fermiamo, rispondiamo e poi un nuovo gruppo, ma telegrafico, eh? Dai, risposti. Allora, intanto sconto la difficoltà di comprensione, però la prima domanda mi è sembrata molto bella, la distinzione tra il tempo di Newton, che è un telo su cui gli eventi si proiettano, che esiste il telo, il tempo e lo spazio, anche se non ci sono eventi. Per Leibniz invece non c'è il telo, ci sono soltanto gli eventi che sono in relazione tra di loro. La posizione di Kant, anche se critica Newton perché ritiene che spazio e tempo sono forme a priori, tuttavia è più coerente con la posizione appunto di Newton, nel senso che in ogni caso il tempo rimane assoluto. C'è indipendentemente anche dagli eventi. Poi tempo soggettivo e tempo oggettivo. Attenzione, perché quando dicevi del tempo soggettivo in quel senso, quello è il tempo psicologico, che io faccio un percorso e mi sembra che duri di più. Il tempo di Kant è comunque un tempo oggettivo, anche se non è esterno, è un tempo oggettivo che ha una sua oggettività. La critica del giudizio, vado rapidamente, il tempo e il principio di finalità. Qui ci sarebbe molto da dire, perché il tempo, abbiamo visto, funziona schematizzando le categorie, i concetti, mentre attraverso l'arte, soprattutto attraverso il sublime, si scopre qualcosa che fa saltare la possibilità dell'immaginazione di organizzare la realtà. Come vivere senza tempo? Senza ci sarebbe la morte. Kant ha la sua idea su come pensare la fine di tutte le cose. E lì è la continuazione, come dicevamo prima, della critica della ragion pratica. Un pensare che è anche fede razionale, e quello è tutto il campo della teologia di Kant, che non è una teologia iperfisica. Dio non è un pezzo del mondo, per questo nella dissertazione, dicevo prima, le categorie sono separate dalla sensibilità, perché Dio non si può pensare nello spazio e nel tempo, sarebbe una iperfisica. La teoria della relatività. La teoria della relatività sconvolge la posizione, la concezione del tempo e dello spazio di Kant. Perché la sconvolge, ma in qualche modo dà la possibilità di inverarla? Perché, lo dicevi tu, nella concezione della relatività, spazio e tempo, il tempo non è più assoluto, non scorre più ugualmente qui da noi e sulla sponda di un buco nero o all'interno, ma non è possibile, o comunque sul Sole o su un pianeta che ha una massa diversa, perché il tempo dipende anche dallo spazio. Lo diceva prima il professor Cacciari, il tempo quando stiamo in basso scorre più lentamente, perché la massa della Terra, il basso significa soltanto questo, non c'è basso e non c'è alto, mentre invece in alto scorre più rapidamente, e il tempo scorre diversamente
differente se io sto fermo o se vado a velocità che sono vicine a quella della luce. Queste cose noi non le vediamo nell'esperienza quotidiana, ma semplicemente perché la nostra è un'esperienza approssimata della realtà. La capacità nostra di vedere la simultaneità è regolata sulla base dei tempi dei nostri organi di senso. Allora, la metafisica è inservibile per la scienza di oggi? No, se andiamo a leggere certi testi della fisica contemporanea, quella è la metafisica nel senso nobile della filosofia naturalis, cioè della ricerca sulla natura. E l'idea dell'universo blocco, accenno soltanto a quello che dicevi, eventi, presentisti e eternalisti. Ci sono quelli che dicono esiste soltanto il presente, ci sono quelli che dicono invece c'è una realtà in cui i tempi sono tutti insieme. L'idea dell'universo blocco, l'idea che non si debba utilizzare nelle equazioni che parlano della realtà più profonda la variabile tempo, un tutto insieme. Il tempo sarebbe soltanto l'emergere di questo. La tecnologia, foto e video, rapidamente, però cerco di rispondere a tutti. Sì, la fotografia è stata vista come il mezzo che ci dà la possibilità di fermare il presente che altrimenti non sarebbe possibile fermare. Pensate tutti il paradosso della freccia di Zenone, perché poi è lì che siamo. Mentre invece il cinema, il video ci dà il fluire della vita. Ieri nel bel intervento di Luca Taddeo c'era questo riferimento. E quindi, certo, il cinema è quello che ci dà la realtà approssimata come quella noi, con le nostre forme di spazio e tempo, riusciamo a vedere. Grazie Luciano. Ragazzi, vi pregherei, abbiamo spazio solo per altre quattro persone, quindi mettetevi d'accordo, perché poi fate domande molto interessanti e quindi le risposte sono molto articolate, quindi lo spazio è quello che è. Prego, professore. Ha già detto Dottorelli, qui sarebbe, siccome non possiamo stare qui a discuterne, quale tra Newton e Leibniz sia quello a cui in qualche modo si può maggiormente collegare Kant. Certamente Kant lo dice esplicitamente, non è d'accordo, chiamiamola così, né con l'uno né con l'altro. Tuttavia io ritengo che le idee fondamentali di Leibniz siano tutto sommato più recuperabili dell'idea newtoniana dentro il concetto del tempo di Kant. Comunque, può essere un tema per le vostre ricerche, per i vostri studi, sempre con l'avvertenza di andare al testo e non a quello che si dice riguardo al testo. Il principio di finalità chiaramente comporta un'idea del tempo, no? Ha una sua specifica temporalità, ma l'essenziale è che voi capiate che si tratta appunto di giudizi non determinanti. Kant lo dice chiaro, l'uomo, l'anima umana, si riduce all'intelletto, ma neanche per sogno. C'è la ragione pratica e c'è anche la facoltà del giudizio. E sia la ragione pratica che la facoltà del giudizio hanno delle forme trascendentali che le rendono possibili. Ergo, sono oggetto della filosofia, della vera filosofia, che indaga anche per la ragione pratica, così come per le forme del giudizio, le condizioni a priori di possibilità. Quindi, appunto, non dico questo è bello, questo è brutto, non do dei giudizi che sembrano determinanti, analizzo la forma trascendentale del giudizio riflettente, di cui il punto più delicato, la forma più delicata e più importante, perché si collega anche in qualche modo la scienza della natura, è il giudizio teleologico. Per quello il giudizio teleologico è analizzato nella critica del giudizio, no? È la parte più importante perché si collega in qualche modo alla natura. In che forma? Pensatela così, in modo semplice. Cioè, può esservi una considerazione scientifica, nel senso determinante della natura, che non abbia nulla a che fare con qualche idea di carattere finalistico teleologico? Punto di domanda. Ma
difficile, no? Quando gli scienziati pensano e stanno lavorando come oggi per una teoria unificata, e quindi per una comprensione alla fine sostanziale delle leggi della natura, non operano in fondo teleologicamente? Punto di domanda. Quindi il giudizio teleologico ha delle connessioni più o meno ideali con la stessa scienza della natura, ma è un tema molto problematico, fa parte anch'esso delle questioni irrisolte di Kant, che Kant si ostina a indagare fino alla morte, in tutte le pagine dell'Opus Postum. E queste domande vostre sono domande che voi stessi sono certo considerate abbastanza prive di senso, no? Come vivere senza il tempo? Impossibile, l'ha appena detto Kant, no? La nostra forma della sensibilità con cui sentiamo è questo senso esterno dello spazio, questo senso interno del tempo strettamente collegate, perché già in Kant la forma dello spazio è sussunta sostanzialmente nella forma del tempo. Già Kant ragiona in termini spazio-temporali. D'altra parte, tutti i grandi fisici contemporanei hanno sempre riconosciuto che è da Kant che vengono. E quindi cosa vuol dire che vivere? No, non è possibile vivere senza il tempo, per le ragioni appunto molto elementari di cui abbiamo parlato fino ad oggi, per Kant, ma anche per il senso comune, penso, no? Perché la filosofia mica contrasta con il senso comune, no? E su Einstein ha già detto Dottarelli, mi pare, il presente. Ci sono tanti presenti, non esiste il presente. Cos'è il presente? Il presente mio non è il presente tuo. Io quando guardo te guardo il passato tuo. Mica c'è soltanto io che guardo Andromeda e Andromeda, quella e l'Andromeda che guardo è quella di milioni di anni fa. Anche quando guardo lui, guardo il suo passato. Mi viene un'informazione che non è mica il suo presente. Il presente non esiste. Il presente non esiste. E quindi io sono dell'avviso che ci sia appunto un universo che comporta tutti i miei presenti. Il mio presente è grosso modo appunto quella percezione sfocata, quella conoscenza sfocata di cui prima parlava il dottore. Il mio presente è grosso modo quello che riesco ad abbracciare con lo sguardo, grosso modo. Ma in questo mio presente ci sono quelli che per me, per il mio presente, sono i vostri passati. Il mio presente non è il tuo presente. Tecnologia. Tecnologia è la tecnologia di cui disponete, di cui disponiamo, deriva tutta da queste idee. Da questa idea di relatività del tempo, di relatività spazio-temporale, tutte le tecnologie che avete derivano da una elaborazione prima filosofica, concettuale, poi per le ragioni fondamentali che ho detto, sperimentale, scientifica, eccetera, eccetera, di queste idee che cominciano ad elaborarsi appunto tra 700 e 800 e che hanno in Kant certamente un nodo di svolta decisivo. Tutte le volte, quindi non c'è nessuna tecnologia che non abbia, ecco questo è importante da capire, nessuna tecnologia che non abbia, invece credete, la concretezza della tecnologia. La tecnologia è pensiero incarnato, la tecnologia è filosofia incarnata. Senza critica filosofica saremo sempre servi e schiavi della tecnologia, perché ci sfuggiranno i presupposti. Già ora, no? Ma almeno i presupposti, e il pensiero che ha condotto a questo risultato scientifico, scientiam facere, il presupposto filosofico, il presupposto culturale, almeno quello da avere in pugno, da tenere in pugno, da esserne coscienti, se no sarà la scienza
nella sua incarnazione tecnologica a dominarci e basta, a meno tenere quella distanza che solo la filosofia ti assicura tra tecnologia, scientiam facere, e il pensiero che ha condotto a quel risultato, che ha avuto quell'effetto. Senza questo non è assolutamente una critica alla scienza, anzi l'opposto, è vedere la ricchezza di pensiero che si incarna, la ricchezza metafisica appunto che si incarna in questi prodotti così apparentemente fisici. E allora qui è una grande missione per la filosofia, io ritengo, che poi era quella invocata da forse il più grande filosofo del Novecento, che è Edmund Husserl, no? È una crisi della scienza quando la scienza non è coscienza, quando la scienza non è insieme, oltre ad essere scienza, anche consapevolezza del suo, non delle sue origini cronologiche, ma della sua arché filosofica, dei principi che la regolano e la comandano. È una crisi della scienza, perché allora diventa una tecnologia che si crede onnipotente e che appunto eccede il limite kantiano, quella bellissima pagina di Kant che dice il dogmatismo dell'intelletto, il dogmatismo della scienza, ci sono solo io, come l'intelletto, ci sono solo io, no! C'è la ragione pratica, c'è la ragione riflettente e l'anima è il complesso di queste funzioni. La filosofia deve rendere conto di tutto, logon di Donai, rendere ragione della possibilità di questo tutto. Se no è dogmatismo dell'intelletto, e adesso siamo in un'epoca di assoluto dogmatismo della scienza, di una scienza che non ha coscienza. Questa non è la critica della scienza, è l'appello perché la scienza diventi ancora più scienza. Grazie. Ultimi quattro, rapidissimi per favore. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Aurora Mostarda e frequento l'ultimo anno del liceo linguistico di Orvieto. La mia domanda... Parla calma. Sì. La mia domanda non c'entra molto con la filosofia di Kant, ma è piuttosto una mia curiosità che nasce da due aspetti contrastanti. Da una parte diciamo che tutti sappiamo che gli esseri viventi, e in particolar modo l'uomo, hanno un orologio biologico interno che li aiuta ad essere conformi al ritmo regolare della loro giornata. Questo orologio, ad esempio, regola i meccanismi, le dinamiche sonno-veglia, le temperature interne del loro corpo ed altri parametri che non sto qui a elencare. I ritmi circadiani. Sì, esatto. Vai. E dall'altra parte, ad esempio, invece Einstein, il filosofo per eccellenza epocale, come lo definiva il professor Cacciari, sostiene che il tempo sia una tenace illusione e come lui altri filosofi negano il valore ontologico del tempo. Quindi la mia domanda è possibile conciliare... Sta chiedendo chi lo nega? Altri filosofi del Novecento, ad esempio, negano il valore ontologico del tempo, negano l'esistenza del tempo in quanto essere. Quindi la mia domanda è: esiste un motivo di conciliazione tra il tempo cosmico, biologico e il tempo soggettivo della mente? Va bene, grazie. Altra domanda? Susanna Marricchi, liceo scientifico Maiorana di Orvieto. Allora, anche questa non è una vera e propria riflessione sulla filosofia di Kant. Da Eraclito a Machiavelli, da Virgilio a Freud, passando anche per Ovidio, Vico ed Esiodo, numerose sono state le figure che si sono poste come problema all'interpretazione ciclica del tempo, no? Fino ad arrivare a Nietzsche, che affermò che ogni verità è ricurva e che il tempo stesso è un circolo. Quindi mi chiedevo, ma la ciclicità del tempo può essere conciliabile con l'idea di progresso così come inteso dalla scienza moderna? E soprattutto, com'è possibile pensare all'homo faber, artefice del proprio destino, in un mondo che sembra essere destinato a ripetersi sempre e per sempre allo stesso modo, nel bene e nel male? E quindi, per concludere, proprio ai fini della vita umana, risulta essere più funzionale l'interpretazione ciclica o quella lineare del tempo? Grazie. Grazie a te.
Altra domanda? Matteo Rossi, liceo linguistico di Orvieto. La nostra domanda, diciamo, non riguarda Kant in prima persona, ma quello che è stato detto sia sul sensorium Dei che sul sensorium homini, appunto, di Kant. Quindi, l'ossessionata ricerca dell'uomo di una libertà interiore non ben identificata e la voglia di capire un futuro che non gli appartiene non contrasta con l'assolutezza di un artificio, il tempo, sia esso inteso come il newtoniano sensorium Dei che come il kantiano sensorium homini, appunto creato dall'uomo con l'intento di poter controllare gli eventi della vita e della durata degli stessi. Grazie. Ultima. Sono Edoardo Tozzi del liceo scientifico di Edoardo Tozzi e volevo chiedere, per Kant, diciamo, il fenomeno è praticamente una relazione fra l'individuo e praticamente la realtà che ha di fronte, e anche per la scienza moderna, per la fisica insomma moderna, diciamo, l'essere è come dice Rovelli nel libro L'ordine del tempo. Scusa, l'essere è? Come? Come dice Rovelli? Come dice Rovelli nel libro L'ordine del tempo, l'essere praticamente in realtà sono solo relazioni, cioè non è una sostanza. E allora volevo chiedere se si può dire che la fisica moderna pone un po' da questo punto di vista le sue basi sulla filosofia di Kant. Bene, grazie, finite le domande, ultime risposte. Tiziana Da Fani se ne va. Saluto a tutti, noi la salutiamo. Grazie Tiziana. Grazie. Prego Luciano. Allora, qualcosa che accomuna. Ciao. Qualcosa che accomuna le diverse domande, che può diventare anche un suggerimento di lettura per chi non l'ha fatta, ma vedo che molti di voi l'hanno fatta, questo libro di Carlo Rovelli sull'ordine del tempo, no? Vedo che molte domande vengono da lì e alcune risposte si possono trovare lì. Allora, la prima, orologio biologico interno e il tempo soggettivo e il tempo fisico. E ci sono diverse forme del tempo. Il tempo si dice in molti modi, l'abbiamo visto, no? C'è un tempo soggettivo, psicologico, del fluire che avvertiamo. C'è il tempo del nostro orologio biologico, i cicli, tutto quello, il battito cardiaco. E c'è un tempo fisico. Ecco, là chiaramente Einstein vuole interessarsi del tempo fisico, anzi, secondo lui esiste soltanto o un tempo psicologico o un tempo fisico, non c'è un tempo filosofico. Ma noi abbiamo visto che forse si può trovare uno spazio. Einstein dice che il tempo è una tenace illusione. Ricordiamo anche il contesto di questa espressione. Einstein scrive per consolare i familiari della morte di un suo amico e gli dice: ecco, non addoloratevi più di tanto, per noi fisici il tempo è una tenace illusione. È davvero così? Einstein si può anche lui interpretare in molti modi. So che fino alla fine cercò di dare una qualche sostanza alla nostra apprensione del tempo. D'altra parte è quello che si cerca di fare. In quel libretto che citavate di Carlo Rovelli, il tentativo è quello di ricostruire l'immagine del tempo che abbiamo nella vita ordinaria, nella vita comune, e Kant ha il tempo dell'uomo comune. Questo lo dobbiamo dire, l'ha detto bene Massimo Cacciari prima. Kant è illuminista in questo senso, nel senso che vuole fondare le basi per abitare un mondo comune. Il mondo comune che abitiamo è quello che ci consente di entrare in relazione. E la scienza contemporanea sta cercando in alcune sue parti di non accontentarsi dell'idea che il tempo della fisica
non ha niente a che fare con il tempo della nostra coscienza e della nostra esperienza approssimata, come se fosse non fenomeno ma pura apparenza. Cerca di indagare come sorge questo, e le riflessioni che venivano anche ieri sul principio di entropia, sul il tema del calore, che comunque è l'unico fenomeno che non si lascia spiegare in termini di reversibilità, perché il calore passa da un corpo caldo a un corpo freddo, non c'è reversibilità da quel punto di vista. Sono tutte radicate qui e fanno della ricerca fisica contemporanea di Einstein e di tanti anche fisici dei veri filosofi naturali. Non abbiamo toccato un altro tema, che è quello dell'indeterminismo. Che cosa ne è del determinismo causale, in cui comunque Kant, il Kant che vuole fondare la scienza newtoniana, rimane involto? Oggi non soltanto il tempo è frammentato in una serie di flussi temporali, esistono diversi tempi, ma la stessa possibilità di una spiegazione causale deterministica è messa fortemente in crisi. E quello che ci sorprende è che da questa teoria potente vengono risultati che sono quelli che diamo per scontati: la possibilità del navigatore satellitare, la possibilità che il nostro cellulare prenda il campo elettromagnetico che sta fuori. L'altra domanda era quella sull'interpretazione ciclica del tempo e sull'idea del progresso, l'interpretazione lineare. Qui dovremmo veramente smontare molte classificazioni, molti luoghi comuni. Ci può essere un tempo circolare che è comunque una continuità, è comunque un prima e un poi, è un andare da un inizio a una fine, così come nel tempo lineare si può andare dalla creazione alla fine del mondo, o come nella concezione del tempo lineare e nella visione dell'apocatastasi degli stoici, in fondo c'è un inizio, c'è una distruzione, soltanto che c'è ancora altri infiniti mondi, il che non è nella concezione cristiana. La libertà contrasta con il concetto di tempo come controllo? Ma se il pensiero di Kant si risolvesse in questa temporalità, in questa possibilità, attraverso il tempo e attraverso lo spazio, di controllare tutta la realtà, non staremmo qui a parlare della critica della ragion pratica, non staremmo qui a parlare della critica del giudizio, non staremmo qui a parlare di tutto quello che resiste a questa riduzione temporale. Io ho detto prima dell'interpretazione che non condivido di Heidegger, quando vuole ricondurci al mio tempo, all'evento, a quello che io sono il tempo in cui sono. Posso giudicare il tempo, posso sospenderlo, posso valutarlo, portarlo davanti al tribunale della ragion pura, avrebbe detto Kant. E questa è l'estrema possibilità. Il fenomeno, la realtà sono relazioni nella filosofia di Kant. Su questo abbiamo visto con Massimo Cacciari forse una diversa interpretazione. Io ritengo che Kant sia passato da una interpretazione dello spazio come insieme di relazioni, come relazioni tra corpi, che era il Kant della monadologia fisica, e il Kant che ritorna anche sulle ragioni le regioni dello spazio, ma il Kant più autentico è quello che rivolta Newton, ma ne mantiene l'assolutezza, ne mantiene la possibilità di continuità. Il tempo c'è anche se non ci sono eventi che si succedono nello spazio. È lo schermo che non è più oggettivo, ma è la nostra forma della sensibilità, nel quale gli eventi mano a mano vengono all'apparirci. Grazie, professore, prego. Sì, il tempo c'è anche se non ci sono gli eventi, però il tempo, Kant lo dice continuamente, non è una realtà assoluta in nessun modo. Non è una realtà assoluta. E da ciò possono derivare tutte le conseguenze, oltre Kant, che sono state derivate da Marx in poi. Perché appunto la cosa fondamentale è questa. Poi non vi è il collegamento con l'evento, il rapporto spazio-temporale, che è proprio ovviamente della fisica quantistica, ma sarebbe anche ridicolo pretenderlo da Kant. Kant apre una prospettiva che poi verrà seguita, sviluppata, corretta, quello che vuoi, ma si apre con lui. L'orologio
orologio è chiaro, come lo dicevo, se Kant lo dice anche qui, è chiaro, se ci limitassimo a quello che abbiamo detto oggi, che ho detto oggi, è chiaro che tutto non risulterebbe altro che una nuova forma di determinismo, è chiaro, perché abbiamo parlato di fenomeni e apparenze. E fenomeni e apparenze sono l'oggetto della considerazione intellettuale, e l'oggetto della considerazione intellettuale è legge, il prodotto della considerazione intellettuale è legge della natura. L'intelletto legifera sulla natura. E quello. Il grande problema kantiano è quello che appunto parrebbe, ne siamo certi, ma parrebbe che noi non siamo soltanto fenomeni, perché siamo liberi, e nel campo del fenomeno naturale che cosa c'è di libero? È libera la luce di andare alla velocità che vuole, è libera, e noi siamo liberi, ma indagate, amici, indagate e portatemi una dimostrazione. E dice Kant: non ti porto nessuna dimostrazione, tesoro, è un'idea. Un'idea senza la quale non potrei spiegare determinati fenomeni, i nostri atti pratici, quotidiani. Mi togli questo presupposto, questo factum, dice Kant, e io non posso più dare spiegazioni di tutta una serie di fenomeni. Perché sono fenomeni, no? Dice Kant. Io adesso domani vado a votare, eccetera, eccetera, non è un fenomeno? E come faccio a spiegarlo se sono soltanto fenomeno? Come faccio a spiegare il mio voto libero se sono soltanto fenomeno? La filosofia contemporanea ha risolto questi problemini kantiani, ma dove? Li ha messi tra parentesi, li ha affrontati diversamente, ci ha narrato sopra. Ma questa tragedia del nostro esserci è Kant, il grande Kant. Siamo sicuri che di poter, cioè, possiamo dire qualcosa di più sulla nostra libertà? Che ne abbiamo l'idea e che ci mancherebbe l'aria se non ci riconoscessimo liberi? Ci può andare molto oltre di questo? Si può fermare molto oltre? Ritorniamo a Kant e a Spinoza, prima di parlare di libertà. Non sarà mica per caso, diceva quel benedetto maledetto, che crediamo di essere liberi semplicemente perché ovviamente, essendo intelletti finiti, non riusciamo assolutamente a capire e a comprendere la molteplicità delle cause che mi hanno portato a questa scelta. Non sarà che ci diciamo liberi semplicemente perché siamo totalmente ignoranti sulle cause del nostro agire? Vi siete mai posti la domandina? A cui io non so assolutamente rispondere, ma sfido qualcuno a rispondermi con un bel teorema, con una bella dimostrazione, con un bel esperimento. Vi faccio un bel esperimento. Sul tempo ciclico e tempo lineare sono dette tante di quelle corbellerie, ma già prima Dottorelli l'ha detto, che metà basta. È chiaro che non c'è nessuna differenza formale e logica sulle due concezioni del tempo prese in sé. Perché? Perché entrambe sono durata. Non posso immaginare una durata eterna di un tempo. Sono durate, la forma del tempo come della durata. Non c'entra niente con Nietzsche. Nietzsche aveva la nausea dell'eterno ritorno dell'uguale. Dice, vuoi vedere che ritorno è? Pensate la nausea che vi viene all'eterno ritorno dell'uguale, se fosse questa l'idea di Nietzsche. Pensate un po' che torneremmo, chissà tra quanto, ma si tornerà in questa situazione in Italia, eccetera, eccetera. Non ti viene la nausea? Una tragedia, no? Possibile che sia questa l'idea che aveva. No, è un'idea del tempo che rompa la durata, questa è la questione. Un'idea del tempo che rompa la durata. E questo ci ha
profonde, che non possiamo qui stare a spiegare, ma profonde attinenze con qualche aspetto proprio della scienza e dell'epistemologia contemporanea, che spezzi la durata. Siamo sicuri che la forma fondamentale è quella della durata? Perché? Ma certamente, lasciamo perdere tempo ciclico e tempo lineare. Sono ideologie del tempo, non sono filosofi, sono ideologie del tempo. E tutto debba tornare, oppure il progresso indefinito, che ahimè spesso è la filosofia surrettizia del tempo, mal digerita, mal compresa dello scienziato. Anche qui c'è un elemento da parte della filosofia di rendere cosciente il scienziato della miseria di questa ideologia del tempo, di questa pseudofilosofia del tempo che molte volte presiede ai suoi discorsi, non al suo, per fortuna, al suo fare scienza se è un bravo scienziato, ma alla sua idea, no? Popolare del tempo, che è una miserabile filosofia, quella della durata progressista, andiamo avanti indefinitamente, che è invece la filosofia esplicita degli economisti, no? Andiamo avanti, ogni anno dobbiamo aumentare dello 0,1% il PIL, da qui a quando? All'infinito. Questa è la regge, ecco, ma mentre per gli economisti, insomma, possiamo dire chi se ne frega se sono cattivi filosofi, per la ragione che diceva Dottorelli, che veramente la metafisica sostanziale va ritrovata all'interno degli sviluppi della fisica da Einstein in poi, che vi siano dei semi di cattiva filosofia all'interno della scienza fisica, della scienza della natura, è molto dannoso proprio culturalmente per la nostra civiltà o ex civiltà che sia. Grazie. Possiamo concludere ringraziando davvero a nome di tutti voi il professor Cacciari per la lezione straordinaria che ci ha dato, che ci permette di capire che cos'è la filosofia nel suo esercizio più profondo e più attinente ai nostri bisogni. Grazie al professor Dottorelli che ci ha veramente deliziato dei suoi ragionamenti in questi giorni, e io voglio ringraziare tutti voi, anche gli adulti, anche i cittadini che hanno partecipato a queste nostre giornate, oltre agli studenti, ai professori, ai quali va la nostra gratitudine per aver lavorato per due mesi affinché questa nostra iniziativa riuscisse così bene. Vi posso assicurare che la cosa continuerà, non solo perché il sindaco ci ha detto che sarà una delle manifestazioni permanenti della nostra città nei prossimi anni, ma anche perché già abbiamo immaginato con il professor Massimo Donà, abbiamo immaginato il tema dell'anno prossimo, quindi noi già stiamo lavorando per l'anno prossimo. Sarà una cosa un po' diversa da questa, però sicuramente sarà centrata sulla mobilitazione dell'interesse degli studenti, perché è la formula originale di questo festival di filosofia. Grazie ancora e all'anno prossimo allora.